Benvenuti sul canale Non Aperti a questo blog, io sono il Gonz e oggi siamo qua a parlare di Charlie Says. Uccidi il porco! 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 Film di Mary Harron, uscito al cinema in questi giorni. Mary Harron, che è la regista di American Psycho, per intenderci. Il film racconta la storia di Charles Manson e della Manson Family. È un film biografico. Non aspettatevi un film horror, è un bel film diretto molto bene, che tratta delle tematiche molto interessanti. La storia si alterna tra momenti ambientati nel passato, in cui Charles Manson costruisce la sua famiglia, la famiglia che lo seguirà in tutto e per tutto, a momenti ambientati nel futuro, quindi il post arresto di Charles Manson e gli esecutori degli omicidi di Sharon Tate e i suoi amici e dell'imprenditore con sua moglie i giorni seguenti. Ottima l'interpretazione di Matt Smith, l'attore che interpreta Charles Manson, veramente bravissimo e molto credibile. Molto brava anche Anna Murray, attrice che interpreta una delle ragazze che hanno commesso gli omicidi e tra l'altro attrice di un film che si chiama The Hole in the Ground, che uscirà molto presto per la Midnight Factory al cinema. Il film tratta tematiche veramente molto interessanti, è un film al femminile che parla del rapporto tra uomo e donna, di maschilismo, parla di razzismo, perché Charles Manson era razzista e maschilista, era un manipolatore e tutta questa violenza è stata scatenata, è nata perché Charles Manson voleva diventare un cantante famoso, ha avuto anche la possibilità di diventarlo e diciamo al primo no di un produttore si è scatenata diciamo tutta la sua ira nei confronti dell'establishment, quindi appunto di gente ricca, gente che tra virgolette ce l'aveva fatta. La parte dedicata agli omicidi è breve, l'Iron non si sofferma tanto su questa parte qua, è molto più interessata alle dinamiche emotive e mentali che hanno portato gli adepti di Manson a fare quello che hanno fatto. È un film molto interessante che vi consiglio e andatelo a vedere, scrivetemi nei commenti se il film vi è piaciuto, mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e ci vediamo al prossimo video.